Ciao ragazze e benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo di Chanel, l'ultimo arrivato della nostra collezione ed è un'edizione privata. Ecco a voi il nuovissimo Coco Mademoiselle Eau Privée. È una versione di Coco Mademoiselle che nasce in realtà per essere adoperata e applicata quando si va a dormire, quindi prima di coricarsi. È una, praticamente un'acqua di colonia, se vogliamo, e nasce appunto per Eau pour la nuit, qui c'è proprio scritto. È un profumo che chimicamente all'interno possiede meno alcol rispetto ai profumi normali, all'eau de parfum e anche all'eau de toilette. È proprio formulato in modo che non vada a infastidire il naso quando si va a dormire. Chi adopera, chi ama Coco Mademoiselle sa perfettamente che è un profumo che in tutte più o meno le sue versioni, a parte l'eau de toilette, è un profumo molto invadente sia nel bene che nel male, nel senso che è un profumo che è incentrato più o meno sull'arancia, sulla mimosa, sul patchouli e ha questa sferzata mega galattica che si sente ovunque. Ovunque. Coco Mademoiselle, innanzitutto Eau Privée, vi devo dire che è un'elaborazione del figlio di Jacques Polge, che è in realtà stato da anni il naso di Chanel, che adesso ha lasciato il posto al figlio che si chiama Olivier. Quindi Olivier ha deciso di formulare questa edizione molto delicata e particolarissima, perché è veramente una cosa innovativa fare un profumo per la notte che sia veramente un eau de cologne, non un profumo per la notte per le serate. E quindi ho voluto testarlo con voi e per voi, proprio per darvi la mia impressione generale, visto che sono un amante di Coco Mademoiselle, versione classica. L'anno di creazione di Coco Mademoiselle Eau Privée è nel 2020, quindi la sua nascita è proprio odierna. Fa sempre parte del gruppo orientale floreale, quindi rimane sempre un profumo comunque improntato sull'orientaleggiante. Parliamo adesso delle note che lo caratterizzano, perché poi è proprio lì la differenza tra le altre versioni di Coco Mademoiselle. Come note di testa troviamo solo il mandarino. Come note di cuore la rosa e il gelsomino, e come note di fondo cambiamo e troviamo non più il patchouli ma il muschio bianco. Questa è la vera innovazione, secondo me, di questo profumo. È un profumo, come vedete, basato su pochissime note olfattive, molto lineare, poco poco spigoloso, al contrario di come può essere magari Coco Mademoiselle Eau de Parfum o anche l'Eau de Parfum Intense. E che dire, rispetto ai suoi flanker, diciamo, è un profumo delicatissimo, sempre comunque leggermente pungente, però ha questo muschio bianco che rende la sua permanenza sulla pelle molto dolce, molto soft, molto soave. È proprio un profumo che può essere assolutamente portato prima di coricarsi. Ad esempio, alcuni magari lo possono trovare un po' uno spreco, soprattutto per i costi che mantiene Chanel. Applicare un profumo quando si va a dormire magari non è proprio il massimo. Però io ho pensato anche a tutte quelle persone che magari non amano l'invadenza di Coco Mademoiselle, e comunque anche Coco Mademoiselle Eau de Toilette, nonostante sia molto più agrumato e molto più vanigliato e paciuloso del classico, si può trovare un compromesso con questa edizione. Perché parliamo della durata. Ovviamente la durata un po' mi ha delusa. Il mio voto sulla sua durata e persistenza è veramente molto basso, è un 4 su 10. Diciamo che è un profumo che voi lo spruzzate prima di andare a dormire, dura esattamente 40-50 minuti, il tempo di addormentarvi, poi lui vi abbandona, vi lascia ovviamente questa scia sulla pelle davvero labile, che vi dico, se voi non usate il vostro polso o dove lo applicate, non lo sentite. Il mio voto di sillage, quindi la percezione, è davvero molto 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 bassa e cauta, ed è un 5 su 10. Quindi si apre con questo meraviglioso mandarino che si sente molto 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 dolce, agrumato al punto giusto, al contrario di alcune versioni di Coco Mademoiselle che si sente subito molto l'arancia, per poi andare ad incentrarsi sulla rosa e sul muschio bianco. Il muschio bianco è una di quelle note così dolci che diventano molto affini alla nostra pelle, quindi sembra quasi uno skin scent
proprio perché sembra una doppia pelle, si camuffa molto bene, diventate un tutt'uno con questa nuvoletta di Coco Mademoiselle molto leggera. Quindi il mio voto di Sillage è un 5 su 10. Ovviamente, ragazze, se voi andate a acquistare un profumo del genere, dovete tener conto che sì, è più dolce di Coco Mademoiselle, più portabile a volte, però è un profumo che non rimane per niente. È un profumo che veramente voi dovete applicarlo solo se avete particolari esigenze di non aver profumi permanenti, persistenti e di non avere delle nuvole di profumo enormi. È un profumo molto soft, è un profumo che sicuramente può essere utilizzato per andare a dormire, ma può essere anche spruzzato, ad esempio, sui capelli, può anche essere utilizzato sulle lenzuola. Sono tutte cose che uno decide di fare, perché a parer mio un profumo del genere non può essere sprecato su lenzuola, abiti, pigiami, lingerie, queste cose qua, come viene descritto in realtà sul sito. Però ovviamente ricordiamo sempre che riprende un po' il gioco che faceva Marilyn Monroe con il suo Chanel numero 5 versione vintage, che prima di dormire si applicava dietro le orecchie, comunque sul corpo, due gocce di Chanel numero 5. Quindi questo vuole essere un po' una ripresa di quello che è stato. È proprio formulato in modo che uno lo applichi, è proprio formulato per essere un accompagnatore della propria notte, dei propri sogni, e può essere comunque tranquillamente utilizzato come eau de cologne o una eau de toilette molto blanda anche per le giornate. Ovviamente non aspettatevi delle performance enormi, però chi adora Coco Mademoiselle e a chi piace il muschio bianco, questo è veramente una cosa originale, un profumo innovativo e molto molto dolce, iper iper femminile e molto molto sensuale. Anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte e noi ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!